sviluppatore riesce a rapporto di Bologna? Allora, una partnership win-win, quell'aeroporto di Bologna Ryanair, che oggi festeggia 10 anni. Importante anche per la città. Sì, assolutamente. Una partnership dove tutti hanno beneficiato. La compagnia aerea perché ha trovato un mercato interessante sulla quale crescere e sul quale fare evidentemente il proprio business, ma soprattutto per noi, per Bologna, per la città. Ryanair ha portato un vantaggio all'aeroporto, ha portato un vantaggio a tutti coloro che si occupano di turismo in città, basta vedere l'altissimo numero di turisti che oggi popolano e felicemente passeggiano per la nostra città, ha portato vantaggio a noi bolognesi e a tutti quelli che vivono, diciamo, nell'area, perché ha dato delle possibilità nuove di viaggio, ha dato a coloro che risiedono qui temporaneamente, a coloro che vogliono viaggiare per turismo, a coloro che viaggiano per lavoro spesso. 40 destinazioni più sono importanti, un network importante, consente di andare veramente in giro per l'Europa. Questo è il vantaggio che in questi anni ha portato con la partnership per Ryanair. Esatto, dal 2008 quanti voli, quanti passeggeri, al 2018 qualche numero? Sì, allora tutto è iniziato nel 2008 con pochi voli sostanzialmente e nel 2009 è stata la prima estate in cui Ryanair ha basato degli aeromobili. Basato degli aeromobili significa che degli aerei stanno stabilmente a Bologna e collegano Bologna con le destinazioni, appunto, che di volta in volta Ryanair con noi concorda. Oggi siamo arrivati ad avere 7 di questi aerei basati che producono sostanzialmente dai 40 alle 50 destinazioni, di solito una 40 d'inverno, attualmente è una 50 d'estate. Siamo arrivati a 3 milioni e 9 di passeggeri all'anno. Quindi, fatto un po' il conto, sostanzialmente la crescita che oggi ha portato a sfiorare, comunque ad avvicinarci a 4 milioni di persone l'anno che viaggiano da Bologna o per Bologna grazie a Ryanair.